Il teatro è una forma d'arte completa, ha tante funzioni, alcune di esse sono l'intrattenimento, un'altra è quello, della denuncia. Questo spettacolo, Cielo che è dell'Europa, unisce questi due grandi elementi, riporta quindi sul palcoscenico alcuni temi assolutamente attuali, parliamo veramente della cronaca di questi giorni, la pone in maniera comica, quindi satirica al pubblico, cercando di dire delle cose assolutamente importanti per tutti, con dei toni comici. L'intento della nostra associazione Naponos è quello di riportare i giovani dai 30 ai 40 anni a teatro perché ormai hanno perso la voglia di venire a teatro ad assistere a degli spettacoli. È suddiviso in sei quadri comici e tratta tutti quegli argomenti che sono importanti per la comunità del Sud, e sono le indicazioni che ci dà la comunità europea e le difficoltà che ha la stessa comunità a mettere in pratica le indicazioni della comunità europea. Una delle cose più interessanti è forse il fatto che lo spettacolo si slega da quello che è il teatro comico siciliano classico per entrare in una nuova forma di dialogo, soprattutto con le nuove generazioni. Noi parliamo molto ai nostri coetanei perché mettiamo in scena alcune delle situazioni, alcuni dei problemi sociali che stanno vivendo e quindi avevamo bisogno di utilizzare dei nuovi linguaggi, delle nuove forme artistiche per spiegare quello che sta succedendo. Lo spettacolo è assolutamente comico, la satira politica come sempre è pungente, io sono lieta del fatto che la regia abbia scelto di mettere in scena il testo integrale perché trattiamo insomma, dei temi molto delicati, soprattutto per la gente del Sud. Noi vi aspettiamo a teatro, Naponos vi aspetta a teatro, cercheremo di raggiungervi, di riuscire a coinvolgervi, di farvi tornare a teatro. Guarda, vedi che è un UFO! È un pallone meteorologico. Sì, è il primo esplosivo. Ma questo è un caccia americano che abbatte il pallone meteorologico. No. Questo è un caccia russo che abbatte il caccia americano. Aspetta, ma... No, questa è Israele che quando vede bombe si casa tutta e vuole partecipare pure lei.